Si è verificato un guasto sulla mia rete internet e quindi mi sono detto, scrivo un po' di aforismi. In fondo sono uno scrittore, il mio cervello pensa, elabora pensieri. Grazie a questo video dal titolo Ritratto di uno scrittore, abbiamo l'opportunità di scoprire Riccardo. E anche se il collegamento fra il guasto alla rete e il suo stimolo alla scrittura di aforismi ci sfugge, vogliamo capire qualcosa di più di questo artista. Quale modo migliore per conoscerlo se non attraverso la sua opera? Li ho intitolati Aforismi radicali. Sono intelligente. Io credo nella semplicità della vita. Ogni uomo ha a disposizione la soluzione finale, il suicidio. Certo, Riccardo non rappresenta una ventata di ottimismo, ma noi vogliamo comunque investirlo del ruolo di Virgilio in questo viaggio nei gironi della scrittura. Sei riuscito a fare qualunque altra cosa, telemarketing, vendite porta a porta, scavare trincee, l'arbitro di Serie A. Io vi consiglio assolutamente di farla, perché il mestiere di scrittore fa schifo. È come avere i compiti a casa tutti i giorni per tutta la vita. Quello dello scrittore è un mestiere complicato, fortemente introspettivo, totalizzante e che spesso è difficile da comprendere. Wendy, forse è bene che tu sappia che quando vieni da queste parti mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione, mi distrai, capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesca a ritrovare il filo. Sono chiaro? Allora perché voler fare gli scrittori? Chi bene o male non ha mai pensato di poter campare fino alla morte senza dover mai faticare? Le vie sono due, o vinci al Superenalotto, o scrivi un romanzo. E dato che le probabilità di vincita sono sfavorevoli, non resta che accendere il computer e cominciare a pigiare qualche tasto. Il pensiero di diventare ricchi è molto allettante, ma non è così facilmente perseguibile. Non basta aprire un taccuino e riempire fogli a caso nell'attesa della grande ispirazione che vi trasformerà in ricconi. Per cui non immaginatevi già a firmare autografi in una libreria. Sarebbe prematuro. Vorrei chiedere un autografo al mio cervello, ma... Se davvero sentite l'urgenza della scrittura, non resta che agire. I'm going to write a novel. For the love of all that is holy, why? Because I'm going to be a writer. I've never seen you show even the slightest interest in books. It's going to be a bestseller. Now that I think about it, I've never even seen you read a book. That's because all fiction novels suck. What was the last book you read? I saw all of the Harry Potter movies. Dal web c'è chi puntualizza che non è il numero di copie vendute a fare di un libro un buon libro, né tantomeno di uno scrittore un buono scrittore. Harry Potter fans, Twilight fans, turn the video off now. There really is no hope for you. You might sell books, yes, but if you write like those guys, you will never be a good writer. Which brings me to my second point. Selling books does not make you a good writer. It makes you a popular writer. There is a difference. Se si domanda ad un autore perché scrive, ha quasi sempre una risposta pronta. Uno scrive parole e dopo mille anni ci saranno persone che continueranno a leggerle e ad amarle. E sempre ha un consiglio prezioso da dare a un giovane che ha intenzione di intraprendere la sua stessa strada. For young writers, I would say, no matter what, just don't give up. I believe that the only writers who don't make it, quote unquote, are the ones who give up writing. Because I think we all have a natural gift for writing and for storytelling. YouTube trabocca di video dedicati allo svezzamento degli scrittori più giovani. Si trova di tutto. Autori importanti, insegnanti e ciarlatani si mescolano e dicono la loro. Se il nostro autore di aforismi radicali dovesse pronunciarsi a riguardo, probabilmente direbbe: certi uomini parlano come se avessero la verità in tasca, senza rendersi conto di avere le tasche bucate. Ma non vale per tutti. Alcuni consigli pescati dal mucchio possono essere davvero utili. You have to really focus in on the simple beginning. And for me, that's the main character. And when I know a lot about her, when I know where she was born and who she loves and what her heartbreak is and, you know, what her dreams and goals are. Ci teniamo a fare i complimenti a chi ha montato il video. Grazie. E in particolare a chi ha aggiunto la freccia che indica il gatto, perché effettivamente è un'idea pertinente. A volte i consigli che vengono registrati sono davvero semplici, eppure illuminanti. You have to write what you really care about.
defines you and defines the people around you, and if you write well, you know, someone will pay attention to it. Carlo Lucarelli aggiunge qualcosa riguardo al mestiere dello scrittore. Il mestiere dello scrittore è raccontare, è prima di tutto quello di ascoltare. Tu vai in giro e senti tutto quello che c'è attorno. Storie, pezzi di frase, suggestioni, il mondo va come va, tu ci vivi dentro. Tutta questa cosa ad un certo punto diventa una storia. Perché incontri un piccolo episodio che ti fa pensare cosa sarebbe successo se... Per gli artisti è importante cercare l'ispirazione in tutte le cose, anche e soprattutto in quelle della vita quotidiana. Ecco una testimonianza. Tu sei un barman che per hobby si mette a scrivere. Come concili il tuo lavoro con la tua passione? Ma il lavoro serve anche per la passione, nel senso che trovi sempre delle situazioni del lavoro che poi ti danno degli spunti per cui scrivere, diciamo, nella scrittura. Naturalmente c'è qualcuno che cerca anche di dissuadere dalla scrittura. La prima domanda è: sei proprio certo che quello che stai facendo ti sarà utile, ti sarà necessario, ti piacerà? Quando mi rendo conto che è un moto dell'anima, che non è possibile nascondere, che non è possibile impedire, allora gli dico fallo. Ma come vive uno scrittore? E qual è la sua giornata tipo? Cerchiamo di ricostruirla attraverso i video trovati in rete. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, iniziamo con il risveglio di un aspirante scrittore. Un aspirante scrittore non propriamente salutista in questo caso. La collezione di vizi pare essere molto di moda, praticamente indispensabile fra gli aspiranti autori. Nel video Vita da scrittore episodio 4, Joshua parla della sua dipendenza da caffè e della sua peggiore abitudine, il fumo. Here we have one of my primary and favorite substances in the world, which is of course coffee. It's one of my habits. Wouldn't normally be a bad habit, except I drink an excessive amount of coffee every day. So everybody has bad habits, especially myself, and no one's immune to it. This. Oltre che con i vizi, gli scrittori creativi devono necessariamente misurarsi anche con altri tipi di cliché e attrezzarsi di conseguenza. Realize those writing tools are archaic and stupid. Unless you're pretentious. But if you're really pretentious, get a MacBook. Oh. Tutti gli scrittori, a prescindere dall'esperienza e dal talento, hanno una paura comune, il blocco dello scrittore, che si può riassumere in pochi concetti. Niente, nulla, vuoto, nero, bianco. Niente, nulla, bianco. Per lo scrittore il blocco equivale al confronto con il precipizio, anche se Riccardo ci fa riflettere sul fatto che le parole che nascono dal silenzio sono le uniche parole vere, mentre quasi sempre le parole nascono da altre parole, 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 parole. Ogni scrittore ha un approccio personalizzato alla scrittura e che è sempre diverso, come è giusto che sia. Io sono sempre stato diviso tra il desiderio di scrivere e il desiderio di vivere, direi. Non so se si potesse riassumere, dire che la vita è una magnifica torta, è vero? Se 5 minuti di tempo hai per scriverla, per descriverla, 5 minuti di tempo li hai, è vero, per mangiarla, che cosa fai? È un po' come l'asino di Buridano, delle volte sto fermo e non so decidermi fra le due cose. Zavattini, per esempio, fra una torta da descrivere o da mangiare, non avrebbe saputo come fare. Benedetta Parodi, autrice di bestseller, l'avrebbe cucinata e basta. Ho steso la frolla su una tortiera formando il guscio.
Ho unito alle mele la cannella, lo zucchero e la fecola e ho mescolato bene. Ho versato le mele sul guscio. Ho preparato il crumble mescolando la farina, lo zucchero, il sale e il burro a tocchetti. Ho lavorato l'impasto formando delle briciole che ho distribuito sulla torta. L'ho cotta in forno, 30 minuti, 180 gradi. Gli scrittori possono avere una o più specializzazioni. Possono raccontare storie per bambini o scrivere gialli, per esempio. Questo video dovrebbe svelare i trucchi per diventare uno scrittore migliore, a qualunque categoria apparteniate o vogliate appartenere. Iniziate con l'eliminare le voci del verbo essere. Usate avverbi come se piovesse, preferite le frasi subordinate. Dopo questi tre passi, riflettete anche su questo concetto. L'uomo può essere inumano, mentre l'elefante non sarà mai inelefante. So se... Fa pensare, no? Ma alla fine il consiglio migliore è quello di metterci la testa seriamente. My advice is to read a lot and to really try to learn from the writers you admire. And understand too that there's really no shortcuts to this, that as smart and talented as you are, you're still going to have to spend thousands of hours alone in a room mercilessly criticizing all your own perceptions. Perché i libri nascono dalle idee. E nascono tutti qui, in questa scatola cranica, poi in questa scatoletta, nascono tutti questi pensieri. In questa scatola. Ho il cervello in scatola. Ovviamente lo scopo ultimo è che il vostro manoscritto raggiunga più lettori possibile, e quindi essere pubblicati da una casa editrice seria. Negli ultimi anni, moltissimi autori celebri hanno scelto di pubblicare con Studio 83. Omero! Shakespeare! Dio! Hai scritto un manoscritto? Il tuo capolavoro è stato rifiutato da 94 case editrici di seguito, anche a Singapore. È piaciuto solo a tuo triscugino laterale? Non avere paura di inviarcelo, noi non lo leggeremo neppure. Grazie alla nostra rivoluzionaria strategia editoriale, pubblicheremo anche i vostri copia e incolla da Wikipedia più spericolati!